Sia lodato Gesù Cristo. Ringraziamo il Signore che ci dona questi insegnamenti per aiutarci a camminare sulla strada buona, sulla strada di Dio. Oggi abbiamo ascoltato questo testo dalla lettera di San Pietro. Siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove. Ecco, volevo proprio a questo riguardo far notare che Dio è gioia infinita, quindi questo sia una cosa che ricordiamo sempre, cioè Dio in se stesso è perfezione assoluta, felicità, è immutabile, è impassibile. Ecco, in se stesso Dio è gioia infinita. Dio non soffre, ricordiamocelo bene, perché questo lo dice la Chiesa e ne ha parlato con chiarezza soprattutto nei primi secoli, quando appunto ci sono state diverse questioni su questo punto, soprattutto a causa dei padri passiani. Allora, in quella occasione, la Chiesa ha ribadito che Dio in se stesso non soffre, è gioia infinita. La Trinità Santissima è gioia infinita, ecco, e quindi appunto è impassibile, non soffre. La sofferenza è nella umanità di Cristo. Cristo nella sua umanità ha sofferto, ma Dio è infinitamente beato. Essendo infinitamente beato, è evidente che non è che si può essere beati e non beati, se no facciamo appunto facciamo la nuova teologia, cioè la nuova filosofia falsa. Il principio di contraddizione non si può superare, no? Allora, se uno è beato non può soffrire. Vi chiedo di chiudere i microfoni però, Se uno è beato non può soffrire, perché la beatitudine esclude precisamente la sofferenza. Allora, questo innanzitutto lo dobbiamo considerare, vedete, perché? Perché noi stiamo in questo mondo di passaggio, no? In questo mondo c'è la croce, in questo mondo c'è appunto la sofferenza, eccetera. Poi quando andiamo dall'altra parte, in realtà non c'è niente di tutto questo, perché appunto in paradiso noi saremo nella gioia più piena e perfetta. Non diciamo eresie come appunto quelli che dicono che nel paradiso si soffre, eccetera, e soprattutto non diciamo eresie riguardo al Signore, perché vedete che il fatto che Dio non soffra è una cosa molto importante, perché se Dio soffrisse, pensate un po', sarebbe sofferenza infinita. Quindi che cosa significa? Che praticamente la sofferenza dell'inferno sarebbe nulla rispetto alla sofferenza di Dio, sarebbe una sofferenza infinita. Quindi sono assurde le affermazioni di quelli che parlano di un Dio che soffre. Noi, vedete, in paradiso parteciperemo della felicità, della beatitudine di Dio. Ora appunto noi ne possiamo partecipare perché appunto Dio è gioia infinita. La sofferenza di questo mondo alla fine della vita termina se andiamo in paradiso direttamente, terminerà se andremo in paradiso direttamente. Allora, vedete, dobbiamo renderci conto di questo. Come diceva una serva di Dio di queste zone mie, io spero che diventi anche beata quanto prima, Santina Campana, diceva una verità profonda, forse l'avrà letta in qualche testo, però era questa: il soffrire passa, l'aver sofferto resta. Allora vedete, se noi soffriamo in questo mondo, non dobbiamo pensare che pure dall'altra parte soffriamo, no? San Francesco che cosa diceva? Tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. Che San Francesco si aspettava in paradiso quello che ha trovato, cioè
gioia e beatitudine finita, non sofferenza. Stiamo bene attenti perché, vedete, la dottrina della Chiesa è verità salvifica che aiuta le persone proprio a camminare su questa strada. Allora la gente, non dobbiamo dire, l'altra parte si soffrirà ancora di più, e allora la gente ci dirà magari, ma allora se dall'altra parte soffro di più, a un certo momento io qui già soffro tanto, poi dall'altra parte, quindi che cosa, in certo modo qualcuno potrebbe anche dire, ma allora questo Signore che premio ci dà? No, bisogna essere molto attenti, cari fratelli. In realtà c'è una confusione che purtroppo dura, non è soltanto da qualche anno, sono tanti e tanti anni di confusione che purtroppo noi vediamo, sono tanti anni di confusione. In questi anni appunto tante volte c'è stata confusione sia a livello di teologia morale, e sono tanti anni. Giovanni Paolo II negli anni 90 scrisse una famosa enciclica, Veritatis Splendor, mi pare intorno agli anni 92-93, nella quale proprio lui, in maniera chiara e netta, condannava le affermazioni morali di certi moralisti che a volte, come lui diceva, insegnavano anche nelle università pontificie. Guardate un po', che significa questo? Significa che c'era evidentemente e che purtroppo in tanti casi continua a esserci grande confusione, tante volte proprio a livello morale, a livello dottrinale, a livello filosofico in tanti casi. La gente a volte mi dice, ma scusi padre, io come devo fare a capire? Un sacerdote mi dice una cosa, un sacerdote mi dice un'altra, sento una predica, mi dice una cosa, sento un'altra cosa. Io gli ho detto, cara signora, in realtà, vedete, la dottrina della Chiesa non è che è esposta ai venti, che così appunto come... Avete presente i comignoli, no? Che col vento girano e quindi cambiano posizioni. La dottrina della Chiesa in realtà è una dottrina che è immutabile nei suoi aspetti essenziali. E come va conosciuta? Ecco, va conosciuta attraverso i documenti, soprattutto i documenti magisteriali. Poi, vedete, non dovete andare appresso ai sacerdoti, dovete andare appresso alla verità di Cristo. Perché? Che ci sono sacerdoti che dicono la verità del Signore e riportano la dottrina del Magistero, ma ce ne sono altri, e si possono trovare anche altri che non dicono questa verità. E tante volte la gente non va dal vescovo a dire che ci sono stati degli errori e che magari quel sacerdote dice degli errori. Oppure a volte se ci va, a volte si trovano anche magari dei vescovi che prendono le cose un po' con sufficienza, come a volte capita. Allora, vedete, bisogna stare, noi dobbiamo formarci come? Sulla dottrina magisteriale, seguire il magistero, approfondirlo con i dottori della Chiesa, studi appunto, conoscere i testi dei dottori della Chiesa, che sono i teologi della Chiesa per eccellenza. Noi non dobbiamo andare ai teologi protestanti, ebrei, arabi, musulmani, quello che volete voi. Ci abbiamo una ricchezza straordinaria nella nostra tradizione, nella nostra tradizione cattolica. Abbiamo una ricchezza straordinaria e la dobbiamo conoscere, questa ricchezza. Ai sacerdoti, alle persone che vi guidano, dovete chiedere che vi aprano i tesori di questa ricchezza, non i tesori del protestantesimo, delle dottrine più strane a volte arrivano anche in mezzo al popolo santo di Dio. E per quanto riguarda anche la filosofia, noi abbiamo tutta una tradizione eccellente di filosofia cattolica che dobbiamo curare, soprattutto la grande filosofia tomista, che è una filosofia, ecco, che ha seguito le orme del grande San Tommaso d'Aquino, il quale a sua volta è stato un grande allievo del gigante che si chiama Sant'Alberto Magno. Ha scritto una marea, ecco, di testi Sant'Alberto, sia per quanto riguarda la teologia, sia anche per quanto riguarda la filosofia. Quindi abbiamo Sant'Alberto Magno che è dottore della Chiesa, ma ancora di più San Tommaso, che è veramente, come si dice, no, dottore comune della Chiesa. E dobbiamo conoscerle queste cose, cari fratelli. A poco, anche voi laici, non dovete stare a dire, non dovete pensare, vabbè, io sono laico, ci pensano i sacerdoti. No, il Signore vuole che anche tu sappia, che anche tu approfondisca. Certamente, fai quello che puoi fare,
però cerca di approfondirti nella sana teologia, cerca di approfondirti nella conoscenza di quello che dice veramente la Chiesa, per non doverti poi trovare in situazioni, ecco, in situazioni difficili, perché appunto un sacerdote dice una cosa, un sacerdote dice un'altra, un sacerdote dice un'altra, allora dice, ma allora dov'è la verità? E magari poi allora sorge il dubbio, ma allora queste sono tutta una confusione qui. Dobbiamo stare attenti, cari fratelli, la dottrina della Chiesa, come dico, la dottrina magisteriale, è una dottrina molto precisa. Poi se noi andiamo a vedere i santi, soprattutto i dottori, ma soprattutto San Tommaso, vediamo che dalle sue pagine esce una luce di sapienza, di santità che è straordinaria. Certamente noi dobbiamo anche renderci conto che la verità più piena è in Cristo, quindi ovviamente questi santi sono guidati dallo Spirito Santo, ma non sono assolutamente infallibili, no? Sapete anche che il Papa è infallibile, ma non è sempre infallibile in certe situazioni che sono state indicate molto bene sia dalla Pastor Eternus che la Costituzione del Concilio Vaticano I, che appunto ha definito in maniera precisa la infallibilità del Papa. Poi anche da altri testi, come per esempio, ecco, anche nel Catechismo attuale noi troviamo delle indicazioni precise su questi temi. Allora vedete, noi dobbiamo formarci sulla teologia solida, e questo serve innanzitutto a noi, perché se ci lasciamo guidare dal vento, magari troviamo un sacerdote che non è tanto ferrato in dottrina, ci può allontanare proprio dalla precisa dottrina di Cristo. Invece noi dobbiamo approfondirci in questa dottrina, anzi dobbiamo trovare i sacerdoti che ci dicono la vera dottrina, dobbiamo andare a cercare questi sacerdoti. Vedete che ognuno di voi, ecco, dovrebbe cercare di avere un padre spirituale. Ma come si fa a trovare il padre spirituale? Il padre spirituale deve essere tra l'altro anche una persona di dottrina, una persona dotta, perché tante volte appunto se manca una certa conoscenza, ecco, un po' anche profonda della teologia, della spiritualità, della teologia morale, si possono fare degli errori, e quindi non siamo guidati veramente con quella precisione con la quale dovremmo essere guidati. Quindi è evidente che dobbiamo, come dico e ripeto, dobbiamo conoscere la dottrina del Signore, approfondirla, conoscerla, ecco, e poi dobbiamo ovviamente anche impegnarci a conoscere, vedete, anche le vite dei santi, perché non basta soltanto vivere, conoscere la dottrina, ma bisogna anche poi viverla, questa dottrina. Ecco, allora ringraziamo il Signore perché appunto in questa santa dottrina noi sappiamo molto bene che Dio è gioia infinita, Dio è immutabile, Dio è impassibile. Ma qualcuno può dire, ma come, Dio non ha sentimenti? Dio non ha sentimenti, no, perché i sentimenti sono legati proprio alla nostra umanità, sono legati, diciamo, proprio al nostro essere creature, alla nostra, ecco, limitatezza umana. Ma in Dio tutto questo non c'è, perché Dio è atto puro, è perfezione assoluta, Dio non cambia, no? I sentimenti possono cambiare, ma Dio appunto è perfezione infinita, e Dio è gioia infinita proprio in quanto è atto puro, perfezione assoluta, ecco, pienezza, felicità completa, totale. Quindi non è una gioia come passione, è una gioia come perfezione quella che noi troviamo in Dio. E vedete che, guardate, la cosa bella di questa dottrina, no? È una dottrina illuminante. Perché? Perché vedete che sulla croce Gesù non era soltanto dolorante, ma era anche pieno di gioia. Perché? Perché Gesù è Dio uomo. Quindi Gesù sulla croce era felice. Perché? Perché Gesù vedeva anche tutto il bene che avrebbe fatto la sua sofferenza per la salvezza del mondo. Allora, vedete, questa gioia che è Dio infinita, che è la Santissima Trinità, era in Cristo, perché Gesù è Dio, ma era anche nella sua umanità, come dice San Tommaso, come dicono i dottori, ecco, adesso ci vuole, i dottori della Chiesa. Noi abbiamo una tradizione, anche appunto proprio a livello di dottrina, che è fenomenale, anche su questi aspetti, la visione beatifica di nostro Signore Gesù Cristo. Anche nel Catechismo ultimo se ne parla di questo, visione beatifica, perché Gesù è vero Dio ma è anche vero uomo, aveva la visione beata, ma aveva anche, questo, la visione beata a livello più alto della sua anima, ma aveva anche poi la scienza infusa e la visione e la conoscenza sperimentale.
Però il punto è questo, che Gesù da una parte in quanto uomo era beato, da un'altra parte soffriva terribilmente nella sua passione in particolare. Allora dicevo, questa gioia divina, ecco, invadeva la vita di Cristo, perché appunto la gioia che è Dio penetrava profondamente nella vita di nostro Signore Gesù Cristo. E questa gioia, vedete, sulla croce, questa gioia sulla croce era unita anche alla sofferenza. Per cui, vedete, noi quando viviamo in profondità il mistero della croce di Cristo, noi troviamo la sofferenza, certamente una sofferenza molto grande, ma anche una grande gioia. Perché? Perché ci uniamo a Dio, che è gioia infinita. Dice, ma com'è che la croce non è soltanto sofferenza? Non è soltanto sofferenza perché sulla croce stai unita a Dio, e Dio è gioia infinita. Dio ci riempie di questa gioia infinita. Ecco, vedete che cosa bella. Il Signore ci chiama ad una eternità di gioia, non di sofferenza. Guardate che la carità non è legata alla sofferenza, perché Dio è carità infinita e non soffre nella sua natura divina. Quindi bisogna stare molto attenti, perché purtroppo gli errori teologici, a volte le mezze verità teologiche, creano tante volte dei grossi guasti a livelli proprio di vita cristiana. La gente non sa più che pensare del paradiso, non sa più che pensare di Dio. È una cosa molto grave tutto questo. Chiediamo al Signore che porti più grande chiarezza e più grande forza anche a tutti coloro che nella Chiesa devono custodire la santa dottrina, perché senza una dottrina forte e chiara, guardate, non si vive. La vita morale, e io l'ho studiata bene la morale perché ho studiato tanti anni teologia morale, la vita morale richiede delle certezze, perché se uno dubita continuamente a livello di dottrina, è chiaro che la vita morale sarà una vita morale appunto molto traballante, perché noi appunto sulla base della fede crediamo fermamente a certe cose e viviamo secondo quelle cose che sono la realtà che ci ha insegnato Gesù. Ma se comincia la fede a vacillare, magari a perdersi, che vita morale vuoi avere più? Che vita morale vuoi avere più? Senza una fede, senza la fede è certa, senza la fede non si può avere neppure la carità. E come dicevo, la carità non è un fatto sentimentale, e la fede non è un fatto sentimentale. Magari qualcuno dice, no, io oggi sento una fede grande e c'ho una grande fede, domani non sento niente e ho perso tutta la fede. No, cari fratelli, la stessa cosa, la carità non è un fatto di sentimento, io sento proprio un ardore. No, calma, la carità può avere l'ardore dello zelo, però può anche non esserci l'ardore dello zelo e rimane la carità, perché la carità non è un sentimento, la carità è una virtù che ha per soggetto la volontà. Quindi se tu vuoi, se tu fai quello che devi, ecco, per vivere nella carità, tu hai la carità. E la carità consiste poi nel vivere secondo i comandamenti, La carità non è un fatto così, diciamo, quasi un po' sulle nuvole, è una realtà, lo Spirito Santo dentro di te. La carità è la Santissima Trinità che viene dentro di te, ti porta gioia, ma unitamente a una vita reale nei comandamenti di Dio. Allora vedete, questa lettura è molto interessante, anche perché poi spiega, però dovete adesso essere per un po' di tempo afflitti da varie prove. Quante prove ci sono, quante tentazioni ci sono. La Santissima Trinità a volte normalmente ci mette tanto alla prova. Vedete che la nostra salvezza eterna ce la dobbiamo sudare. Non pensate ovviamente che appunto sia una passeggiata, la dobbiamo sudare. E noi sacerdoti, i veri pastori, devono dire al popolo santo di Dio che la vita cristiana è una vita di combattimento, è una vita nella quale dobbiamo andare controcorrente, non è una cosa appunto da scherzo. Vedete che a volte anche a noi sacerdoti capitano degli apostolati un po' estremi, un po' particolari, nei quali appunto ci troviamo con persone un po' particolari, che hanno bisogno a volte di una cura più intensa per sradicarsi dal peccato, Vedete quante prove a volte ci sono nella nostra vita, però dobbiamo con l'aiuto del Signore, dobbiamo con l'aiuto di Dio
andare avanti con la forza che ci viene dalla Santissima Trinità, andare avanti, superare ovviamente tante prove e renderci conto che il Signore, vedete, ce lo fa sudare il paradiso. Quindi, vedete, per questo io raccomando sempre, meditate la passione, lo diceva anche Sant'Alfonso de Liguori, meditate la passione, perché la meditazione della passione ci rende forti, cioè ci fa capire che cosa, la preziosità del patire che Cristo ha fatto per noi e la preziosità del nostro patire con Lui. Dobbiamo renderci conto di questo, cari fratelli. Signore qui giù vuole che noi collaboriamo al suo piano di salvezza, e per questo dobbiamo anche soffrire, dobbiamo soffrire. La carità, vedete, per noi che stiamo qui sulla terra, la carità normalmente è legata anche alla sofferenza, ma non per qualche problema appunto di sentimento, ma perché la carità ci porta a tagliare con il peccato radicalmente, ci porta ad andare controcorrente. La carità ci porta a seguire Cristo sulla strada della croce. Quindi questo sia ben chiaro per noi, apriamo il cuore al Signore, perché veramente possiamo camminare su questa strada. E il testo continua: il valore della vostra fede, più preziosa dell'oro, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Ecco la fede. Quindi su questo punto, guardate, io ci torno un momento brevemente prima di concludere, perché è molto importante. Mi raccomando, la fede, mantenete forte la vostra fede, approfondite la vostra fede, non perdete tempo a fare tante cose appunto che il mondo accetta come normali, anche se non sono direttamente peccato. Attenzione a perdere troppo tempo, perdere tempo magari davanti alla televisione, davanti al computer, a volte si vedono partite, no? Partite di calcio, eccetera, eccetera. Voglio dire, cari fratelli, qua stiamo in un combattimento, Cerchiamo di non perdere tempo con cose che in realtà per la nostra anima hanno poca o nulla utilità. Cerchiamo di trascorrere il nostro tempo nell'impegno che dobbiamo fare secondo il nostro stato, ma anche nel rafforzarci nella fede. Perché? Perché oggi, cari fratelli, ci sono delle potenze economiche, culturali, che attaccano la fede di Cristo. Oggi infatti parlavo con una persona appunto che conosce questioni di psicologia, eccetera. Ma lo sapete che ci sono psicologi, psichiatri che a volte consigliano di fare i peccati, soprattutto appunto peccati impuri. Guardate un po', così si guariscono le persone, facendo i peccati. Guardate che cosa, guardate in che situazione ci troviamo noi oggi. Tante volte ci sono queste correnti, ecco, pseudo scientifiche che vogliono magari, che vogliono affermare che il peccato fa del bene, che certi peccati fanno del bene, magari certe perversioni fanno ancora meglio. Ma vi rendete conto? Noi dobbiamo, cari fratelli, in questi tempi non perdere il tempo. In questo tempo il tempo non lo dobbiamo perdere. Capite? Dobbiamo rafforzarci nella fede, dobbiamo pregare molto, perché la nostra testimonianza più forte si ha per l'opera della Trinità in noi. Dobbiamo studiare. Quando andate su internet, no, state bene attenti a non perdere tempo. E tante volte si perde tempo, si perdono tante tante ore in discussioni che non hanno nulla di costruttivo. Invece si potrebbe utilizzare quel tempo per studiare, per pregare. Attenti, cari fratelli, noi ci troviamo di fronte a un combattimento, è inutile che ci nascondiamo. Quanti giovani perdono la fede? Ma perché perdono la fede? Perché a un certo momento il Signore non ce la fa più a sostenere le anime nella fede, se in certo modo è diminuita l'onnipotenza divina. No, perché? Perché siamo in tempi in cui tante volte, ecco, i giovani sono nutriti di esempi cattivi e sono nutriti di tante cose che vedono, che ascoltano, che a volte studiano, che li allontanano radicalmente dalla fede. Lo dicevo oggi a una persona: caro fratello, cara sorella, di a questi signori che vogliono fare gli scienziati e che invece consigliano proprio
di fare i peccati, di a questi signori che la scienza moderna è nata stranamente nella Chiesa Cattolica, attraverso la Chiesa Cattolica, perché Galileo, che viene considerato in certo modo colui che ha, diciamo in certo modo, il fondatore della scienza moderna, era stranamente cattolico e si basava sugli insegnamenti di tanti altri maestri cattolici, attraverso i quali stranamente era appunto stata fondata l'università alcuni secoli prima. Vedete, la vera fede è anche fonte di vera scienza. Allora questa gente che cosa fa invece? Vuole continuare a appunto approfondire la scienza andando fuori linea, ovviamente escludendo la fede. Quindi noi ci troviamo in tempi in cui dobbiamo rafforzarci molto nella fede, dobbiamo approfondire la nostra fede. Io ve lo dico, ve l'ho già detto tante volte, compratevi anche dei libri buoni se potete, sui miracoli, perché il miracolo è uno dei segni più potenti, più efficaci, che ci manifesta che Dio opera nel mondo, ha operato nel mondo, ha operato attraverso la Chiesa Santa di Dio. Quindi dobbiamo rafforzarla, questa nostra fede, cari fratelli, conoscendone i fondamenti. Dobbiamo imparare non soltanto la nostra fede, ma anche come rispondere a tanti che l'attaccano, e l'attaccano in modo subdolo, in modo molto subdolo. Quindi noi dobbiamo essere molto sapienti, non state a perdere tempo a pensare a tante cose. Io lo dico anche ai genitori, guardate voi, cari genitori, che voi dovete rispondere un domani o anche già oggi ai problemi dei vostri figli, che magari vi pongono delle questioni, e voi dovete rispondere, se siete genitori cattolici, dovete rispondere con la parola del Signore, non con appunto le cose che vi inventate voi o si inventano altre persone. Quindi dobbiamo, cari fratelli, conoscere questa santa dottrina del Signore non soltanto in se stessa, ma anche nella sua relazione con gli altri. Per cui dobbiamo essere sapienti in questi tempi. E guardate che la fede poi, ecco, proprio ci deve portare questa sapienza divina. La fede è una partecipazione nostra alla sapienza di Dio, la partecipazione alla sapienza di Dio. Guardate che tante volte, no? Noi non ci rendiamo conto quanto è importante e quanto la scrittura parla della importanza della sapienza e dell'essere sapienti, perché quante questioni ci troviamo ad affrontare, quanti discorsi ci troviamo ad affrontare con tante persone. Se noi fossimo veramente sapienti della sapienza di Dio unita alla santa carità, ma veramente sapienti in profondità, ma sapete quante risposte profonde potremmo dare alle persone? E chissà quante persone si potrebbero convertire. Perché oggi, guardate che la gente, i ragazzi, fin dalla scuola vengono in certo modo educati in una certa maniera, che poi in realtà in tanti casi non è un'educazione che va a formare il cristiano nella fede. Quindi si trovano questi ragazzi che appunto magari hanno studiato anche tanti e tanti anni, ma non hanno una formazione di fede, non conoscono i miracoli della Chiesa, magari conoscono magari degli aspetti della Chiesa che magari, ecco, anche questi aspetti li conoscono in maniera sbagliata, e quindi appunto credono che la Chiesa è praticamente un gruppo di ipocriti che vuole diffondere delle falsità. Quindi dobbiamo stare molto attenti in questi tempi, proprio perché la nostra fede si rafforzi, diventi veramente come fondamento della nostra vita spirituale. È importante questo, vedete, il Signore ci vuole donare questa fede forte. E siamo in tempi di confusione, come tanti di voi capiscono. Quindi più che mai oggi dobbiamo ritornare ai fondamenti della nostra fede, dobbiamo riconoscere l'insegnamento immutabile della Chiesa, lo dobbiamo riconoscere con chiarezza, Guardate che io vedevo appunto alcuni testi proprio di cui magari ve ne parlerò un'altra volta, che ci parlano proprio della dottrina immutabile della Chiesa, per esempio riguardo alla comunione eucaristica da dare alle persone adultere, eccetera. Guardate che ci sono diversi testi proprio della Santa Sede che affermano che su questi temi la Chiesa non può cambiare la dottrina, lo affermano con chiarezza. La Chiesa, alcune questioni riguardo alla dottrina
ecco, nella materia di cui vi sto parlando, sono, ecco, sono sottratte alla possibilità di chiesa, della Chiesa, di tutta la Chiesa, di toccarle. Oramai quella è dottrina immutabile, come giustamente diceva il cardinale Burke. Quindi vedete, in questi tempi di confusione noi dobbiamo sapere quello che non può cambiare, non può cambiare, perché vedete, appunto, è importante questo, è importante, perché la nostra dottrina, la nostra Chiesa non si fonda sulle nuvole, ma si fonda sulla parola di Cristo, il quale ha detto: le mie parole non passeranno. Ecco, allora il Signore ci aiuti in questi tempi, come ripeto, di confusione. Quanta confusione c'è! C'è confusione per tanti motivi, per tanti motivi. Il Signore ce li fa conoscere questi motivi. A volte possono essere anche i pastori che non dicono le cose come con quella chiarezza, con quella forza, con quella precisione. Possiamo essere proprio anche noi la causa di questo. Ma il Signore vuole portare chiarezza, vuole dire la sua parola salvifica. Salvifica. La dottrina della Chiesa, ecco, nei suoi aspetti essenziali, anche morali, non può cambiare. I 10 comandamenti sono sono dei principi molto precisi che rimarranno per tutta la storia. Sono delle affermazioni divine che, come dice anche il Catechismo, sono in certo modo iscritte nell'animo umano. Allora noi dobbiamo conoscere queste cose. Perché? Che se sentiamo le eresie non ce le dobbiamo bere. Le eresie le dobbiamo andare a denunciarle a Roma, prima ancora al Vescovo, perché le eresie fanno del male, le falsità, gli errori fanno un grande male alla Chiesa. Ecco, allora il Signore ci aiuti, ci doni veramente questa sapienza, perché possiamo, come abbiamo detto, veramente crescere nella fede e poi, appunto, dare una potente testimonianza, perché tante persone, attraverso la nostra fede, attraverso la nostra carità, possano accogliere la parola, la verità del Signore Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.